Dallo spazio, i satelliti che girano intorno al nostro pianeta guidano le rotte di tutte le navi che solcano i mari. E ai tempi dell'Odissea, narrata da Omero, i marinai osservavano le stelle nel cielo. Ulisse, dei cieli di notte, la luce della stella polare era guida, anche sfidando le onde, tempeste di incognito. Ma nelle coltri delle nubi o della fitta nebbia, c'è bisogno di quante più stelle possibili per tracciare la rotta. Le loro luci indicano ad Ulisse che la cerca la strada della salvezza. Con Ulisse, il grande marinaio, tutto l'equipaggio scruta i segni nel cielo. Studiano ogni stella che si aggiunge alla vista, perché rapide balenano dalle nubi prima di tornare coperte. Quelle luci portano alla stella polare, limpida e forte, rotta per le loro vite. Ulisse non tenta, sa, conosce, ed anche quando si troveranno tutti oltre le colonne d'Ercole, non si abbandoneranno. Ad Ulisse l'equipaggio non chiede di percorrere false rotte, essi si affidano all'esperienza di Ulisse, ai raggi della stella polare. Non un navigare ignoto, ma la conoscenza del sapere è la strada del ritorno. Firmando il consenso per poter studiare il male, la luce della stella polare sia luce di nuove conoscenze, di salvezza.